di sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale, men che meno all'approvazione. In consiglio ho dato prova, perché poi i documenti si possono rinvenire, di come questa delibera non porti quelle che sono le esigenze della nostra città, no? È la prova provata che questa amministrazione non ha una visione della città, non ne conosce le esigenze, e viste anche le recenti dichiarazioni del dirigente, secondo me anche molto gravi, non conosce neanche le vocazioni della nostra città, che è una città turistica. Quindi una delibera scopiazzata di qua e di là, chiaramente figlia dei vari pellegrinaggi che questa amministrazione ha fatto presso il comune di Fano, che però non hanno prodotto il miracolo sperato, perché una delibera scopiazzata che da Fano si è arrivati fino anche al comune di Mondrisio, nel Canton Ticino, con le stesse valutazioni del sindaco di Mondrisio, no? Sull'approccio olistico dell'urbanistica, io l'ho trovato molto imbarazzante. Quindi una Mondrisio. Mendrisio nel Canton Ticino, perché sa, l'approccio olistico rimane impresso, quindi oggi su internet purtroppo si trova tutto, basti andare a prendere la delibera di È rimasto giunta colpito, tu diceva, di dall'esibizione. Fano, eh sì, del 2015, tra l'altro una vecchia delibera di giunta. Io mi sono molto arrabbiata su questo, perché io in commissione avevo dovuto lottare per cercare di far capire all'amministrazione che il comune di San Benedetto un documento strategico del 2013 già ce l'ha, uno schema direttore già ce l'ha, e hanno continuato sempre a dire vecchio e vecchio, bisogna cambiare. Io ritengo che innanzitutto fino al 2013 il comune di San Benedetto vanta studi anche lì illuminati, universitari, e quindi le esigenze della nostra città, quantomeno fino al 2013, le sappiamo, no? E semmai si aggiornavano dal 2013 in poi, ma siccome credo che questa amministrazione nessuno si sia preso la briga di leggere questo documento strategico, io invece l'ho letto, però per andare a copiare una vecchia delibera di giunta del 2015, quella invece non era vecchia, quella era nuova, capito? La cosa che poi anche io ho sottolineato è stata quindi innanzitutto sottolineare che le esigenze della nostra città sono cosa diversa da quelle di Fano, con cui ci accomuna giusto il brevetto fanese. E poi anche nel merito, perché questa delibera non ha politica, ma delibera che è il documento più importante, la delibera sulla pianificazione urbanistica che va a modificare il PRG, è il documento politico più importante in materia di pianificazione. Qui la politica non c'è. La legge non c'è, perché come ho spiegato e come dirò a breve, c'è la nuova proposta di legge regionale che, da dichiarazioni di 2 giorni prima dell'assessore regionale, verrà approvata entro il 21 di novembre, quindi a breve, fra un mese e mezzo. E anche stando alla legge vigente, io trovo che questa delibera manchi sotto vari profili, e perché ho chiaramente elencato i contenuti, l'articolo 15 della legge 3492, l'articolo 16 che richiede tutti gli elaborati. L'assessore continua a dire che l'indirizzo è generico, siccome è una delibera di indirizzo non può essere generico. Ecco, io a questo mi oppongo fermamente, perché l'indirizzo non può essere generico. L'indirizzo è chiaro e puntuale, come chiara e puntuale è la legge. Quindi non è che possiamo dire l'indirizzo è generico, gli indirizzi sono un'altra cosa. Quindi ovviamente io ho chiesto sulla base di quale legge volessero iniziare e portare avanti questo percorso. E ho anche ricordato che la nuova proposta di legge, pur prevedendo un sistema piramidale analogo a quello attuale, prevede diverse modalità di redazione, diverse procedure di redazione dei piani regolatori comunali,
rispetto a quelli della legge 34. E quindi occorrerà attendere le indicazioni del nuovo piano paesaggistico, il piano territoriale, dopo si potrà pensare al PUG, perché tra l'altro non si chiamerà più neanche PRG, ma si chiamerà PUG. E ho rammentato, perché, urbano... sì, e ho anche rammentato che di recente, il 14 e il 21 settembre, questo è un dato molto importante, perché quando si va a mettere mano in una delibera così importante, bisogna essere veramente informati, perché il 14 e il 21 settembre si è riunita la terza commissione regionale del Consiglio regionale proprio per esaminare la proposta di legge per le audizioni con i soggetti interessati, fra cui ha partecipato anche Anci Marche, che rappresenta anche il comune di San Benedetto. Allora io ho chiesto se il comune di San Benedetto ha partecipato alla redazione delle controdeduzioni che Anci Marche ha presentato, perché ci rappresenta. Non è che San Benedetto è il Granducato che non va da nessuna parte. E soprattutto mi sarebbe piaciuto sapere, avrei aspettato una risposta del sindaco, perché era importante sapere se il sindaco della città di San Benedetto, che non è ancora un Granducato, condivide politicamente e tecnicamente le osservazioni che ha fatto Anci Marche. Le condivide sto sindaco? Io non ho avuto nessuna risposta. Evidentemente non c'è andato nessuno, perché se qualcuno ci fosse andato e se anche ci è andato avesse compreso, mi pare chiaro ed evidente che dalle osservazioni fatte da Anci Marche, che proprio dice che una delle grandi criticità di questa legge sono le norme transitorie, l'articolo 33, dove ti dice chiaramente che è quasi impossibile per i comuni procedere alla redazione e poi all'approvazione di un nuovo piano regolatore, un PUG, se non vengono prima approvati tutti gli strumenti della pianificazione degli enti istituzionali superiori. Quindi qui si inizia, no? Un percorso. E poi alla fine si troverà un piano che è già obsoleto, perché la normativa sarà superata dalla nuova legge regionale. E alla luce di tutto questo, non mi sembra un'idea di buon senso, né mi sembra un'idea opportuna sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico, cui un'amministrazione dovrebbe tendere, quella di andare a iniziare l'iter di un nuovo PRG o di un nuovo PUG che dir si voglia, senza sapere quando saranno approvate e con quali contenuti avranno i piani sovraordinati, che sono di competenza regionale e provinciale, ai quali la pianificazione dei comuni si dovrà conformare. E quindi quali saranno le procedure di adozione, di pubblicazione e di approvazione? E quindi, senza sapere quelle che sono le disposizioni di riferimento di specifica competenza della pianificazione sovraordinata, ma dove va questa amministrazione? Dove va? Io rammento sempre, forse per impostazione di lavoro, i principi costituzionali, basterebbe attenersi a questo. Principio costituzionale, il buon andamento dell'amministrazione, sancito dall'articolo 97 della Costituzione, imporrebbe che tu inizi un percorso solo se sei nelle condizioni di concluderlo, perché altrimenti tutto quello che hai iniziato e poi rimane nei cassetti ed è già avvenuto, costituisce un danno erariale. Qui c'è una maggioranza instabile, 13 contro 12. Si parte con un progetto, un iter, quando fra un mese e mezzo, per dichiarazione dell'assessore regionale, verrà approvata la nuova legge regionale che modificherà completamente le procedure. Quindi io trovo che questa non sia assolutamente una scelta di buon senso, non è una scelta opportuna ai fini dell'interesse pubblico, non è una scelta partecipata. E ritengo invece che una buona amministrazione avrebbe dovuto lavorare per la partecipazione della città che è espressa dal Consiglio Comunale, e pertanto, secondo me, ora senza ripercorrere tutto, io ho detto chiaramente
che con questa delibera l'amministrazione stessa si mette nella condizione di non veder realizzata la loro scelta. Perché allo stato ad oggi non ci sono le condizioni di legge, aggiungerei anche di pratica, oltre che di legge, perché il buon senso dovrebbe anche informare l'attività e direzionare le scelte delle amministrazioni per una tale delibera. E questa delibera, a mio giudizio, andava ritirata per evidenti vizi di metodo, di merito e per inopportunità, perché è una legge intempestiva, è una delibera che è E intempestiva. aggiungerei senso di vergogna. E beh, io quello mi sono fermata perché se avessi avuto più dei 20 minuti avrei dovuto leggere due delibere. Aggiungo due parole sulle repliche che ho ascoltato dopo, perché io lì veramente ho ritenuto di dover uscire, perché io non mi voglio prestare, io non ho mai fatto politica. E non mi voglio prestare, non voglio essere complice di queste scelte fatte dall'amministrazione e che la città pagherà a caro prezzo. Ho sentito l'assessore replicare, ritorna sempre su questo discorso dell'indirizzo generico. A mio giudizio c'è una confusione. L'indirizzo deve essere chiaro e puntuale, non generico. Gli altri comuni hanno fatto. Beh, scusatemi, io da un'amministrazione che quando si è insediata ha promesso il miglioramento della qualità della vita, che credo che sia l'obiettivo principale della revisione di un PRG, no? Noi dovremmo tendere a migliorare la qualità della vita, non solo dei cittadini, ma anche dei turisti, di tutti, perché questa è una città a vocazione turistica. Allora, non si può iniziare un percorso in queste condizioni copiando l'operato degli altri comuni in senso letterale, perché un conto è prendere gli spunti, un conto non essere in grado neanche di cambiare le parole quando le scrivi. Il copia e incolla non va bene, no? Come ricordavo prima, anche nel mondo universitario si fanno gli accertamenti sulla qualità delle tesi che non possono essere copiate. Quindi non è che io Copia e da un consiglio incolciamo. comunale serio, perché noi consiglieri abbiamo un lavoro, oltre che una famiglia, una vita, eccetera, eccetera. Quindi diamo un contributo alla città. Io mi aspetto che nel momento in cui siedo in consiglio, non mi aspetto di trovare una delibera copiata. Riguardo alle dichiarazioni rese dal segretario, che è stato, come dire, interpellato sulla legittimità di questa delibera, io trovo le parole del segretario, le ho trovate molto deboli nella giustificazione. Vorrei sottolineare anche la mancanza di interventi da parte di una maggioranza che non è stata in grado di motivare in nessun modo la validità, no, di questa delibera. E quanto al segretario, io ho detto al segretario che sono a sua totale disposizione, se vuole le leggiamo insieme le delibere, no? Che sono pari pari copiate da una delibera, non, cioè anche le virgole sono copiate, per cui non credo che ci sia altro da dire. Questo è un consiglio comunale, è un organo politico. E ricordo a tutti che la materia urbanistica pertiene in via esclusiva da regolamento e da statuto al Consiglio Comunale. Per cui